spesso si dice meglio non voltarsi mai indietro e guardare sempre avanti, e probabilmente è anche la scelta migliore, perché se la Fiorentina lo facesse, tornasse sui suoi passi, dovrebbe davvero, come si usa a dire, mangiarsi le mani. In questo campionato, come già lo avevamo definito tempo fa, dove si gioca a non giocare, ovviamente Juve e Napoli escluse, i Viola non hanno mai colto le tante occasioni che gli si sono presentate davanti. Troppe volte la squadra di Pioli ha voluto tirarsi la zappa sui piedi, verrebbe da dire, anche se ovviamente così non è, volontariamente. Tanto per fare un resumé: Bologna, Cagliari, andata e ritorno, Frosinone, Genoa, Parma, Udinese, quanti punti persi per strada, che oggi in decima posizione e a meno 8 da Lazio e Atalanta, rispettivamente sesta e settima in classifica, sarebbero serviti come oro. Ancora di più in questi turni, dove viene fuori la vera essenza di questa Serie A, tutte o quasi le dirette concorrenti che inciampano e i gigliati che invece di saltare in avanti cadono ancora più rovinosamente. L'Atalanta che pareggia in casa col Chievo ultimo, la Roma di Ranieri che perde a Ferrara, il Torino battuto in casa dal Bologna con i Felsine in piena zona retrocessione. La matematica non condanna, ma essere realistici, il campionato potrebbe davvero essere finito qui per la Fiorentina. L'unico appiglio, l'unico bagliore di speranza, anche, pensate, possibilità per scrivere un pezzo di storia della società viola in uno dei momenti più bui, è il ritorno di semifinale di Coppa Italia. E per potercela fare, per raggiungere la finale e magari vincere il trofeo, la Fiorentina deve provare a fare di tutto.